Sette microbirrifici ed una malteria si riuniscono nella prima associazione regionale, dando vita alla filiera campana della birra artigianale. Un gruppo aperto a imprenditori agricoli e cooperative che producono orzo da birra, frumento ed altri cereali, presentato questa mattina alla stampa. L'idea è nata grazie anche al sostegno dell'assessorato all'agricoltura della Regione Campania, che intende così sviluppare una filiera locale con l'obiettivo di produrre una birra collettiva, come spiega la consigliera regionale delegata all'agricoltura Daniela Nunez. Abbiamo istituzionalizzato un tavolo che oggi infatti ci pregiamo di presentare a tutti, in cui seguono i trasformatori, quindi i birrifici artigianali e nonché anche i birrifici definiti agricoli e i produttori. È un'opportunità per l'impresa agricola, quindi per il ramo che compete la mia delega, un'opportunità rivolgendo l'attenzione ad una nuova produzione, quella dell'orzo, che ha un mercato, scopriamo, ma soprattutto che c'è una ricerca di questo prodotto, soprattutto dall'ABI Campania, che è l'Associazione Birrifici Italiani Campania, di richiesta di un prodotto che fino ad oggi invece probabilmente veniva visto di serie C. Questi i numeri della birra in Campania: 17,5 litri di consumo pro capite, 3 milioni di consumatori, 18 microbirrifici, 39 marchi di birra attualmente prodotti agli associati ad ABI Campania. I particolari dell'iniziativa nelle parole di Pasquale Russo, presidente di AgriPromos, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli che si occupa di agricoltura. Oggi su tutti i mercati si assiste ad una grande diversificazione di prodotto. La grande diversificazione di prodotto si colloca o nelle fasce molto basse, quindi si acquista perché il prezzo è estremamente conveniente, o perché il prodotto è estremamente di qualità.